Bene, carissime fratelli e sorelle, come abbiamo detto all'inizio, siamo nella quarta settimana, nella quarta domenica di Pasqua. Oggi il tema della liturgia centrale, nella prima lettura viene indicato negli Atti degli Apostoli Gesù come Signore e Cristo, nel Vangelo, anzi nel Salmo Pastore, e nel Vangelo viene fatta l'esplicatio terminorum, cioè la spiegazione dei termini, che Gesù non è solo pastore ma buon pastore, o meglio ancora bel pastore, perché in greco è poimen kalos, bel pastore. Nel bel si capisce anche il buono, come noi siamo abituati, ma è bel pastore, poi si capisce le caratteristiche perché è bello. E poi Gesù si indica oggi, oltre come nell'antifona di buon pastore, l'antifona del Vangelo, dice proprio la prima parte del Vangelo di Giovanni, di quello di oggi, del capitolo 10, è quello della porta. Io sono la porta delle pecore. Bene, iniziamo con la prima lettura. Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così. Quindi a voce alta, non era tranquilla, era forte. Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Non è solo un profeta, come pensano i musulmani, come passo passo arriveranno alcuni ebrei, o già alcuni ci sono anche arrivati, ma è profeta e anche Signore. Come spesso dico nella profezia di Ezechiele 37, dice: riconoscerete che io sono il Signore, che io sono il Signore, quando verrò in mezzo a voi e vi risusciterò dalle vostre tombe, o popolo mio. Allora riconoscerete che io sono il Signore, non solo un profeta. Gesù dice addirittura poi: se non crederete che io sono, e io sono Dio, questo volevo dire con io sono, morirete nei vostri peccati. Allora oggi San Pietro dice di credere con certezza che questo Gesù non è solamente un profeta, ma è il Cristo e addirittura il Signore. E per salvarsi dai peccati bisogna cambiare direzione, cambiare vita, pentirsi dei propri peccati, e col battesimo si possono togliere i peccati. Poi passo passo è chiaro, con la confessione. Ma la parola che mi colpiva oggi, che Pietro più volte dice la parola certezza, oppure vi darò cose sicure. La nostra fede non è forse, vediamo, speriamo che c'è qualcosa dall'altra parte. Questa cosa, vedete, è una chiamata, come questo telefono che suona, la chiamata della certezza, della sicurezza, che noi cattolici dovremmo infondere, dovremmo trasmettere, non solamente una speranza non cristiana, una speranza umana. Perché chi pensa che la speranza significa speriamo che è tutto vero, sbaglia. Non è questa la speranza cristiana. Speranza cristiana è speriamo di perseverare fino alla fine come vuole il Signore, perché noi con la fede crediamo con certezza che Dio esiste e che Gesù è risuscitato, perché abbiamo visto dei segni, come San Giovanni Apostolo, che non ha visto il risorto Gesù di Nazaret, ma ha visto dei segni. E a differenza di San Tommaso, Gesù rimprovera Tommaso perché non crede, perché non ha visto Gesù di Nazaret. Cioè, beati coloro che crederanno senza aver visto Gesù di Nazaret. Giovanni ha creduto alla risurrezione, a differenza degli altri 11 apostoli, senza aver visto Gesù di Nazaret risorto, ma solo il segno della sindone, lenzuolo, che era piegato in qualche modo, e ha creduto. Poi il rimprovero se lo prende anche lui insieme agli 11 nel Vangelo di Marco, perché anche lui ha creduto, ma con lentezza. Allora la certezza, la prima parola che Pietro ci parla con certezza: Gesù non è solo un profeta, non è solo uno che proferisce le parole di Dio, ma è il Signore, oltre che il Cristo, il Signore. E il Signore è Dio, Gesù è uomo e anche Dio. Nella lettura del Salmo abbiamo visto che non è solo Signore, ma potrebbe essere un Signore violento, potrebbe essere un Signore vendicativo, come la mitologia greca, no? Che c'era Dionisio, che assomiglia un po' alla storia di Gesù, era qualcosa di ispirato, ma di intuito, ma non perfezionato. Dionisio era uno, era il dio delle donne e dio del vino, che è stato ammazzato, fatto a pezzettine, però poi è risorto nella mitologia, cioè storie inventate. Okay? È morto e risorto, ma poi si è vendicato
Allora non è questo il nostro Dio, questa è la figura. Il nostro Dio è buon pastore, è un pastore, oltre che il Signore è pastore. Pastore, che cosa fa il pastore? Il pastore guida le pecore, guida le persone che hanno le anime come le pecore, mansuete, obbedienti come gli agnellini, non come i capri che fanno quello che vogliono e sono disobbedienti al pastore, ma come pecore, col carattere mansueto. O meglio, anche se a volte le persone si arrabbiano, tante persone possono anche fare del male, però nel cuore cercavano il bene, pensavano di fare del giusto, un po' come Paolo. È il Signore delle pecorelle, di coloro che cercano il bene, di quelli che vogliono stare a destra, non alla destra politica. Ognuno può dare dove vuole politicamente, ma nel Vangelo, la destra del Vangelo significa le persone che cercano il bene. E quindi questo Signore è un pastore, non è un Signore di violenza, non è un Signore che si vendica. La miglior vendetta del Signore è il perdono. Il miglior godimento di Dio e di Gesù è quando noi ci pentiamo, quando le persone si pentono, quando le persone capiscono che hanno sbagliato e hanno fatto del male e rischiano di perdere la vita eterna. Mi guida questo pastore, ci guida per il giusto cammino. Qual è il giusto cammino? Ci guida verso la porta. Gesù dice: io sono la porta delle pecore. Gesù è la porta delle pecore. Quando noi facciamo la comunione con Gesù, la comunione sacramentale, oltre che una certa comunione di vita, noi entriamo per la porta, quella porta, quella porta, è l'Eucaristia, la nostra porta è Gesù, l'imitazione di Gesù, la comunione sacramentale e di vita con Gesù, quella è la porta. E Gesù oggi cosa dice? Chi entra per la porta è pastore delle pecore. Quindi Gesù oggi dice che è il buon pastore, la dicono al Vangelo, è il buon pastore. Però dice che chi entra per la porta, e lui stesso dice: io sono la porta delle pecore. Quindi quando noi entriamo per la porta, cioè entriamo nell'imitazione di Gesù, attraverso Gesù, entriamo nella casa del Padre, nella Chiesa, nel corpo mistico di Gesù, allora noi diventiamo pastori, come pastorelle di Fatima, come San Francesco, come Padre Pio. San Francesco non era sacerdote, era un pastore. Quanti santi laici ci sono, non erano sacerdoti, neanche diaconi, neanche religiosi, ed erano pastori. Quindi, cioè, io posso essere vestito come volete, posso avere i paramenti sacri, magari religiosi, cioè possiamo avere il saio dal sacco che indica l'umiltà, però se non c'è l'imitazione di Gesù, se non entriamo nella porta di Gesù, se non entriamo nella vita di Gesù, San Giovanni dice: chi dice di dimorare in Cristo deve, è imperativo, comportarsi come Cristo si è comportato. Quando noi ci comportiamo, ci sforziamo meglio di comportarci come Cristo, noi diventiamo pastori che guidiamo le pecorelle. E a immagine di Gesù diventiamo belli. Io ho visto persone fisicamente brutte, proprio brutte, cioè adesso parlo da uomo normale, brutte nella faccia, proprio brutte da guardare. Oh, si avvicinano a Gesù, diventano belli, pazzesco, con quel sorriso pulito, con quegli occhi limpidi, lucidi. 26, 27 anni che faccio il frate, che se mi ha chiamato a questa chiamata, ma quanta gente ho visto veramente tesa, sembravo dei cadaveri mobili, neanche viventi, mobili che si muovevano. Quando accoglievano la voce di Gesù, come cambiava il loro volto? Allora Gesù è il poimen kalos, il bel pastore, ci ritorna la bellezza della nostra non solo umanità, perché se fosse solo umanità saremmo diabolici, perché Gesù dice a Pietro: ho pisto mu dietro a me, Satana, perché tu ragioni secondo gli uomini, secondo l'umanità. L'umanità senza la divinità è peggio degli animali, perché fa peggio degli animali. Impressionante in questi giorni del telegiornale quante cose brutte si sentono, pazzesco, cioè non aiuta neanche una, perché proprio sono brutte, ma una dopo l'altra. Allora Gesù è il bel pastore, ci guida per la vita sana, ci guida verso la pace temporanea in questa vita e verso la pace eterna, verso la resurrezione dell'anima con la santa confessione e verso la resurrezione eterna del corpo, non solo dell'anima, perché Gesù dice: guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho, che io ho, sarca kai osteia in greco, carne proprio indica carne e ossa, e nel credo noi diciamo che risorgeremo con la carne. Allora settimana dopo settimana di Pasqua noi vediamo questo nostro Signore Dio che è venuto a prendere la carne di uomo per insegnarci a noi
come far germogliare questa scintilla, come dice Pietro, divina che è in noi, e allora potremo, come dice la seconda lettura, sopportare qualsiasi insulto, qualsiasi sofferenza, qualsiasi sparlatina in faccia, su internet, sui social, quando ti accusano in giro, puoi sopportare tutto, perché dice San Pietro, se voi operate il bene, questa lettura di Pietro è preceduta da un'altra frase che dice, è con l'accento, è una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni ingiustamente. Che gloria sarebbe se tu mancando soffri, ma se senza aver mancato tu soffri la sofferenza con pazienza, dice Pietro, ciò sarà gradito a Dio. A questo noi siamo stati chiamati, a prendere su di noi, come il capo che è la porta e il pastore, così anche il corpo che diventa pastore e anche porta per gli altri, per guidare le anime verso la pace temporanea, la pace eterna, la resurrezione dell'anima e del corpo e la festa senza fine. Allora questo è il nostro cammino di Pasqua, Pesach dall'ebraico, passaggio dalla paura della morte alla libertà della vita, alla vita eterna e alla resurrezione gloriosa, dove c'è veramente solo gioia, amore, pace, giustizia, non ci sarà più né morte, né lutto, né lamento. E quindi chiediamo anche in questa messa, che adesso faremo la preghiera dei fedeli dopo il credo, per i nostri parenti defunti e tutte le persone che ci hanno chiesto preghiera, per avere questa direzione, per aiutarle, perché il Signore sì, noi preghiamo, però ha bisogno di noi per poi operare e guidare queste anime, altrimenti finiamo come quello che era in Africa: Signore, Signore, fai qualcosa, lo vedi dei poveri come muoiono di fame, Signore, fai qualcosa. E il Signore gli ha risposto, lo direi quasi romano, ma lo dico normale: ho fatto te, già ti basta questo. Quindi il Signore ha fatto qualcosa, ha fatto noi, suo corpo, per operare il bene. Sia lodato Gesù Cristo.